Ciao amici di TecnoAndroid, sono Ismaele, sono con un Galaxy Note 2 e oggi vi insegnerò come installare una custom ROM. Allora, come ho detto in intro, siamo qui con un Galaxy Note 2, è stato rootato come potete leggere, e oggi vi insegnerò come installare una custom ROM. Io oggi andrò a installare una ROM AOSP che farebbe parte del progetto di Android, quindi sviluppata prima di tutto da Google, che poi rende pubblico il progetto che viene poi preso da sviluppatori e quindi sviluppato. Come potete leggere, andrò a installare questa ROM che si può trovare dal loro sito. Ecco, qui sono su XDA, che è un portale per modding oppure domande generiche su Android. Andiamo a scorrere verso il basso, troviamo il link della ROM, andremo a premerla e poi troveremo, per esempio, questa qua è per il mio dispositivo, cioè il Galaxy Note 2, ma se è supportato anche il vostro, potreste installare questa ROM per il vostro dispositivo. Ovviamente la ROM che andremo a installare non ha le app di Google preinstallate, quindi dovremo andare a cercare le nostre Google Apps. C'è un sito web che si chiama OpenGaps, dove a seconda del nostro dispositivo possiamo selezionare il tipo di installazione. Quindi io ho scelto in questo caso la Mini, dove contiene le applicazioni per la funzionalità di Google più alcune, come possiamo leggere qui, Maps, Foto e YouTube, mentre se andremo a installare qualche pacchetto tipo Aroma, che è il più grande, dove ci sono praticamente tutte le app di Google che verranno installate. Allora, prima di tutto voglio avvisarvi che per installare una ROM diversa bisognerebbe cancellare tutti i dati dal telefono, quindi prima di installare qualsiasi custom ROM cercate di farvi un backup. L'installazione che andremo a fare oggi non è un'installazione pulita, ma andremo a installare la nostra custom ROM sopra il sistema originale che abbiamo. Quindi io che ho Galaxy Note 2 andrò a installare una ROM sopra il loro firmware, che è quello della Samsung. Essenziale, prima di installare una ROM cercate di leggere qual è il vostro codice modello e tramite il codice modello cercare la ROM per il vostro dispositivo. Allora, prima di tutto spegniamo il dispositivo. Un prerequisito che dovrete avere è avere almeno una custom recovery. Se non sapete cos'è una custom recovery, vi lascerò il link dello scorso video dove vi verrà spiegato. Allora, prima di tutto, riavviamo in recovery il nostro telefono. Ecco qui, una volta riavviato il telefono, possiamo fare già un backup. Io ve lo consiglio, dove dobbiamo selezionare obbligatoriamente EFS in modo tale che se ci sono dei danneggiamenti al sistema possiamo recuperare almeno le informazioni per quanto riguarda l'email, il codice modello e tutti i seriali. Poi, se vogliamo, ma è opzionale ovviamente se non avete già fatto un backup, quindi non mi interessa, dobbiamo andare a selezionare boot, System e data. Per fare il backup facciamo uno swipe. Una volta effettuato il backup torniamo indietro e andiamo su pulisci. Andiamo su pulizia avanzata, come potete leggere qui, e qui selezioniamo Dalvik, cache, data. Questa non è un'installazione pulita perché, come ripetevo prima, andremo a sovrascrivere i file del sistema sul nostro sistema precedente. Facciamo uno swipe per pulire. Una volta puliti i dati, possiamo tornare indietro. Torniamo indietro, andiamo su Installa.
andiamo a selezionare la nostra ROM, che in questo caso io l'ho installata su la cartella download. E installiamo la nostra ROM, che è questa qui. Poi andiamo a selezionare anche le nostre Google Apps. Se avete root potete aggiungere anche quello, e facciamo uno swipe verso destra. Ecco, una volta che ha finito di installare sia la ROM che le Google Apps, puliamo la Dalvik e la cache, facciamo uno swipe, dovrebbe metterci poco, infatti, e poi riavviamo il sistema. Dopo riavvio, Android potrebbe metterci all'incirca 5 minuti per riavviarsi normalmente, quindi attendete, dovrebbe riavviarsi senza nessun problema. Come potete vedere, si sta installando la ROM, sta installando le applicazioni, quindi la nostra installazione di una ROM è avvenuta con successo. Ecco, come potete vedere, la nostra ROM è stata installata correttamente. Selezioniamo la lingua che vogliamo nel video e poi configuratelo come meglio volete. Se volete un suggerimento, cercate di avere il telefono abbastanza carico, quindi sul 75-80% come minimo, in modo tale che se l'installazione ci mette un po', almeno la batteria non si scarica danneggiando il sistema. Ecco qui, stiamo configurando Android, per ora andiamo avanti. Qua ci sono delle impostazioni della ROM. La nostra ROM è stata installata correttamente, come possiamo vedere. Adesso andremo nel menu. Ricordo che il Galaxy Note 2 non supporta Android 7, però noi adesso abbiamo Android 7 Xenon HD. Per questo video è tutto, quindi chiedo di lasciare un bel like, seguirci sui nostri social. Se vi piace il video che facciamo, iscrivetevi al canale e vi lascio con la prossima guida, che sarà come installare una ROM in modo pulito, quindi cancellando anche i file di sistema. Per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao!